Come funziona il nostro portafoglio ETF Focus Azionario Bilanciato Flessibile? Ecco una breve videoguida per rispondere alle domande più frequenti e avere un quadro completo a 360 gradi. Il portafoglio è operativo dal 14 settembre 2004. Siamo stati fra i primi in Italia a lanciare un portafoglio di ETF così innovativo e a credere a questo strumento sempre più essenziale per diversificare i propri risparmi, tagliare i costi inutili e agire secondo un piano. In che cosa investe il portafoglio? Il portafoglio investe su ETF quotati a Piazza Affari. Gli ETF, o fondi indicizzati, sono diventati oramai fra gli strumenti di investimento preferiti dai piccoli e grandi investitori. Costi di gestione bassissimi, negoziabilità continua e possibilità di investire su tutti i mercati. Ma non basta certo comporre un portafoglio fritto misto di ETF per ottenere risultati. I mercati cambiano continuamente. Per questo, il portafoglio ha come obiettivo di investire con intelligenza e la giusta flessibilità. Attraverso gli ETF, il portafoglio può spaziare su tutti i mercati e diversificare con un approccio attivo e multistrategy. Questo approccio seleziona gli strumenti finanziari con l'obiettivo di ridurre nel tempo il rischio e, allo stesso tempo, di fare meglio del mercato di riferimento. Il portafoglio investe sugli ETF con una gestione in parte dinamica, che cerca di adattarsi ai mercati e passare dall'azionario all'obbligazionario e viceversa a caccia delle migliori opportunità del mercato. Come vengono scelti gli ETF? Gli ETF vengono selezionati dal nostro ufficio studi, seguendo un approccio basato sul momentum, integrando l'analisi fondamentale e lo studio delle migliori correlazioni nel tempo dei vari asset. Il portafoglio è diversificato, ma non è solo statico e basato esclusivamente su ribilanciamenti periodici. Il nostro ufficio studi, infatti, ritiene intelligente anche attuare una parziale diversificazione di strategie e non solo di asset o titoli. La parte tattica del portafoglio segue quindi una gestione più dinamica, capace maggiormente di adattarsi ai mercati, a caccia delle migliori opportunità e del momentum, anche al fine di cercare di ridurre i rischi e l'esposizione nelle fasi avverse di medio-lungo periodo. Nella selezione degli ETF, il nostro ufficio studi si avvale di diverse piattaforme e software per effettuare confronti e selezionare i più interessanti come controvalore scambiato, differenza denaro lettera, commissioni di gestione, tracking error, strategia di selezione o benchmark, numero e peso dei titoli in portafoglio o indicatori chiave sulla redditività. Il portafoglio è sempre investito? Non necessariamente. Il portafoglio può essere non investito al 100%. Questo si verifica quando non si individuano delle opportunità convincenti in termini di rischio e rendimento o criteri di prudenza e di gestione consigliano di detenere una parte di liquidità non investita. Come funziona in pratica? Il cuore del portafoglio è costituito da un paniere di ETF, ciascuno con un suo peso sul portafoglio. Di ogni ETF viene indicato il codice ISIN. Qual è la frequenza delle operazioni? Generalmente la frequenza di aggiornamento del portafoglio è mensile, ma in caso di eventi particolari di mercato, il portafoglio può essere aggiornato con una frequenza maggiore. Non esiste un vero e proprio vincolo temporale. Gli aggiornamenti vengono effettuati ogni volta che sono ritenuti necessari, al fine di mantenere il portafoglio allineato alle strategie seguite. Come si è comportato il portafoglio in termini di performance? In questi anni il portafoglio si è dimostrato interessante come rapporto rischio-rendimento, sapendo adattarsi a mercati difficili, puntando su diversificazione e un approccio parzialmente attivo. Questo non vuol dire che il portafoglio ha sempre guadagnato, ma, come mostra il grafico, nel tempo, rispetto al benchmark di riferimento, ha ottenuto risultati positivi. Quando i mercati sono crollati durante la crisi finanziaria del 2008, il portafoglio ha contenuto le perdite in modo ottimale. Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta, tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base della movimentazione in entrata e in uscita, suggerita dalla strategia del portafoglio, includendo liquidità, dividendi e commissioni di negoziazione. I risultati sono calcolati al netto dell'effetto tassazione, ma al lordo del costo del canone annuo di abbonamento. L'orizzonte temporale è importante? La risposta a questa domanda è senza dubbio sì. Per ogni tipo di investimento esistono orizzonti temporali differenti in base al quali attendersi un ritorno positivo.
Minore è il tempo, infatti, maggiore è la possibilità di avere un rendimento negativo. Cosa comprende? Questo portafoglio è fra quelli associati al Money Report Investment Research, un report mensile in PDF che contiene analisi su azioni italiane, azioni europee, ETF e fondi di investimento di natura azionaria o obbligazionaria. Per conoscere ulteriori informazioni relative al nostro portafoglio ETF Focus Azionario Bilanciato Flessibile o per la sottoscrizione, visita il nostro sito web soldiexpert.com cliccando sul link in descrizione oppure richiedi il supporto di un nostro esperto al numero verde 800 03 15 88. Si ricorda che in tutti i portafogli self-service Soldi Expert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei suoi utenti. Le idee di investimento tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari e dell'andamento dei mercati e per questo sono rivolte a un pubblico indistinto. Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente. Chiunque desideri una consulenza personalizzata può richiedere il servizio fornito da Soldi Expert SCF o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni di tipo generico. Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società, non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell'organismo di vigilanza e di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi. Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell'utente. I risultati realizzati nel passato non costituiscono mai alcuna garanzia di uguali rendimenti per il futuro. Seguire una strategia di tipo attivo può significare ottenere risultati che si discostano dal mercato, anche in negativo. L'obiettivo è quello di ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all'andamento del mercato, senza prendersi eccessivi rischi.